Allora, intanto benvenuti e benvenuti a tutti. Qua all'Alter Ego si fanno queste cose bellissime, delle quali ogni tanto mi è capitato di essere già ospite, diciamo, spettatore. Si filosofeggia parecchio in questo canale, mi piace questa cosa. Se non altro si fa pensare, si fa riflettere, e c'è appunto questa convivialità, questa familiarità, nella quale chiaramente tutti facciamo parte di questo percorso, per cui non sentiatevi assolutamente intimiditi. Se volete intervenire, avere modo di fare domande, questioni, anzi ben vengano, perché questo è proprio lo scopo di questi incontri. Se no, se stiamo solo ad ascoltare loro, chiaramente la cosa è interessantissima, perché magari si spegne lì. Invece cercate anche di stimolarvi tra di voi delle domande, curiosità, senza assolutamente remore, tanto siamo qua tra amici. Allora, ho il piacere di presentarvi in questa serata, appunto per la presentazione di questo libro, La cannabis fa bene alla politica, già il titolo di questo libro. Leonardo Fiorentini, direttore di Fuori Luogo, consigliere comunale di Sinistra Italiana a Ferrara. E insieme a lui abbiamo Barbara Bondicini, segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora a Milano, è collaboratrice del consigliere regionale Michele Usuelli, gruppo Più Europa Emma Bonino Lombardia. Ed infine, non ultima, ma Viola Tofani. Tofani, Viola Tofani. E se l'aveva detto, ma io ci sono Viola Tofani, membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni. Penso tutti quanti noi conosciamo. Allora, io ho finito adesso e direi che diamo la parola ai nostri professori, dottori, che ci illustreranno questa meravigliosa esperienza che sicuramente ci darà, anche sicuramente ci regalerà dei sorrisi, credo. Speriamo. Ma sicuramente. Sicuramente non l'anime. Al massimo poi oggi giochiamo una carnetta con il sorriso. Ma sarebbe carinissimo, secondo me non avrei niente in contatto. No, no, ma era uno scherzo, era una puntata così tanto bene. Ieri ha un'altra presentazione mentre parlavamo e rimanendo un anche dei carabinieri. Vabbè, ci stavano attenzionando. Allora, buonasera a tutti, io sono Viola Tofani. Come ha anticipato, lavoro all'Associazione Coscioni da 4 anni a Roma. Diciamo che proprio quello è stato il luogo in cui è iniziata un po' l'esperienza di voler scrivere questo libro, che è la continuazione di un altro che si chiama La cannabis fa bene, la cannabis fa male, che diciamo, è di qualche anno fa. Comunque abbiamo dietro, se quello che devo guardare è qui. E, diciamo che l'idea di questo libro è quella di non concentrarsi tanto, come era stato fatto nel precedente, sulla cannabis terapeutica, ma di provare invece a spiegare come un processo di legalizzazione della cannabis può essere utile e cioè, di beneficio non solo alla società, ma anche a appunto, tutto il sistema della politica. Fondamentalmente, questo libro nasce da un'esperienza che abbiamo fatto, che è stata quella della raccolta firme per la proposta di legge appunto legalizziamo, che ha prodotto non solo 65.000 firme di persone firmatarie volontarie che si sono espresse a favore di poter portare in discussione un disegno di legge di iniziativa popolare in Parlamento, ma anche il deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare che appunto legalizziamo, che attualmente è in Parlamento e noi speriamo che verrà discussa, anche se a questi lumi di luna, diciamo, non sembra possibile. Ma la speranza è l'ultima a morire, quindi noi continueremo a crederci. Ti tifiamo per voi. Grazie. Tifiamo per tutti noi. Tutti noi, è chiaro, sì. Avere una proposta di legge di questo tipo non solo è stato importante, perché ci ha permesso di parlare per mesi con tantissime persone in strada e anche di tastare il polso della situazione e capire che
la società italiana, nonostante quello che si possa pensare, nonostante quello che sembri ascoltare le TV o a leggere i giornali e a vedere anche chi è in Parlamento, è comunque molto più pronta della politica di chi fa le leggi per parlare di questi temi. Noi abbiamo parlato con persone veramente adulte, comunque anche nonne, che parlavano, ci dicevano, noi da una parte per me va bene se la legalità, tanto ormai meglio quella di altro, perché in effetti è quello che poi anche leggendo il libro siamo riusciti a capire, è che non è più la cannabis il problema fondamentalmente, c'è una cosa che comunque, cioè, poi emerge in tutti gli studi sulla popolazione giovanile, è il consumo di alcol, e l'alcol è legale, eppure il consumo di alcol nella popolazione giovanile è altissimo e produce dei danni veramente gravi, più di quelli che può essere una canna fumata con gli amici in un contesto. Mi permetto di interrompere, certo. Ma volentieri, anzi, interazione ci piace. Sì, poi ci sono anche droghe sintetiche che sono decisamente più pericolose e più deleterie, cioè in discoteca si sa benissimo che si calano su certe cose, fai un viaggio e non sai come torni indietro, cioè decisamente sono molto più pericolose quelle, sì. Non è per essere proibizionisti, ma però quelle si sa che hanno proprio degli effetti collaterali. Anche su quello, cioè noi stiamo impostando, veniamo appunto da un contesto proprio oggi in cui eravamo in un contesto proprio per parlare delle droghe sintetiche, di come circolano sul web, di come i giovani possono reperirle e comunque rimane sempre un grande, diciamo, il nostro grande obiettivo che vogliamo, stiamo portando avanti con il libro, ma comunque ci ripromettiamo di cercare di fare pressione anche sulle amministrazioni, anche in regione, anche al Parlamento, per iniziare un percorso educativo da questo punto di vista. Noi ci rendiamo conto che parlare di cannabis è molto, molto spesso ci mette la mano, segnale. Una parte della fine. Esatto. Va bene. Ci rendiamo conto che molto spesso. C'è un piccio. Ci rendiamo conto che molto spesso parlare di questi temi non è facile perché non c'è spesso la giusta conoscenza, però soprattutto con i ragazzi è molto importante fare formazione, educarli, fargli capire, e molto spesso loro sono molto più intelligenti, certo, e anche in grado di valutare gli effetti di un'eventuale azione su loro stessi. Lo stesso vale appunto per la cannabis. Nel momento in cui fosse legalizzata, come previsto dal nostro disegno di legge, ci sarebbe non solo un controllo del prodotto, che in quel caso sarebbe un prodotto di una certa purezza, che non è stato contaminato da altro, che non viene comprato in strada, si creerebbe inoltre un cortocircuito con le narcomafie che verrebbero defraudate di un pezzo di profitto importante, quindi andrebbe solo a beneficio da questo punto di vista, un'azione che non è stata per ora ottenuta con nient'altro, non certo con la repressione, non certo con i cani nelle scuole, non certo con i militari in strada, esatto. E soprattutto si darebbe anche la possibilità ai ragazzi di fare un'esperienza che magari vogliono fare, però in un contesto quasi di sicurezza, che non vada a incidere sulla loro fedina penale, che non vada comunque a incidere sulla loro salute e che non li metta a rischio di dover andare in strada, in una stradina buia, a contrattare con un eventuale spacciatore che non si sa cosa possa dargli, comunque non si sa che esperienza possa fargli fare, anche semplicemente banalmente di pericolo. Quindi quello che noi proponiamo è una proposta di legge che garantisca un prodotto di un certo tipo, che metta in sicurezza soprattutto i giovani, nonostante il consumo sia garantito maggiormente, cioè dai dati che derivano da una popolazione quasi adulta, la fascia più interessata comunque è quella fino a 30 anni, quindi si parla di persone che hanno anche le capacità per valutare un eventuale consumo. E soprattutto un'altra cosa importante che ribadiamo sempre è che i proventi della vendita di questa cannabis legale andrebbero nelle casse dello Stato, andrebbero reinvestite, verrebbero ridate al cittadino in sanità, in scuole, in formazione nelle scuole.
quindi tutte le cose che secondo noi non possono che essere considerate positive. Poi passo la parola a Leonardo e Barbara che faranno una disamina sia a livello più locale che a livello mondiale degli stati che già hanno legalizzato, per esempio. L'ultima cosa che mi preme dire è che comunque un'altra sicuramente questo libro è interessante da leggere, ma soprattutto noi speriamo che possa crescere maggiormente la consapevolezza delle persone sul loro diritto di poter decidere anche, cioè, per gli altri fondamentalmente, nel senso che dire io non farei di no, devi fare anche tu, non è mai stato un processo dal mondo radicale, comunque dell'associazione Luca Coscioni, dove è stato del lavoro, il cui motto comunque è liberi di scegliere. E cioè, comunque ognuno deve scegliere per se stesso, ognuno deve poter avere la possibilità di accedere a un determinato percorso, e il fatto che io non lo farei o che non desidererei farlo non deve andare a incidere sulla libertà dell'altra persona di scegliere. Quindi questo è un po' quello che noi vogliamo trasmettere in questo libro. Ora lascio la parola ai miei due fantastici coautori, e comunque noi, se volete intervenire, siamo più che felici e aperti. Vai, intanto grazie per l'invito, è stato grazie di venire qui. Partiamo dal titolo. Io ho un po' più di anni nelle mie coautrici, e quando ho cominciato a fare politica, impegnandomi anche sul fronte antiproibizionista, mi è sempre stato detto: ah sì, la legalizzazione della cannabis va bene, però non porta voti, non fa vincere le elezioni, per cui sì, parliamone, ma non serve. Da alcuni anni a questa parte, se vogliamo dal 96 negli Stati Uniti con la cannabis terapeutica, per arrivare al 2013, dal 2013 in poi con l'Uruguay che ha legalizzato, poi alcuni stati degli Stati Uniti che hanno legalizzato anche l'uso recreativo, questo tabù è andato pian piano sciogliendosi. Si è sciolto perché l'ipocrisia di una scelta proibizionista che ormai da 50 anni, 60 anni, con le convenzioni internazionali sulle droghe che hanno inserito anche la cannabis nelle droghe più pericolose, si è scontrata contro l'evidenza dei fatti. Noi veniamo da una legislazione che dal 90 è molto penalizzante nei confronti del consumo di tutte le sostanze. Addirittura nella legislazione originale del 90 era penalizzato il consumo di droghe, come se erano in carcere per solo aver consumato una canna di cannabis, e a seguito di una serie di suicidi e una serie di situazioni molto, molto gravi, ci fu un referendum promosso dai radicali e da altre forze politiche e sociali che portò all'eliminazione della cosa che c'è in quel momento di danno, ovvero la sanzione di consumo. Ma la legislazione oggi è la stessa di 28 anni fa. Siamo passati attraverso alcuni giovanardi che ha acuito le pene per lo spaccio, ma anche acuito le sanzioni amministrative per i consumatori, senza alcun risultato effettivo sui consumi, nel senso che i consumi sono aumentati, ma relativamente comunque sono sicuramente non sono diminuiti rispetto a 30 anni fa. Io adesso guardando i dati che ogni tanto Fontana porta lì a caso, sono andato a vedere le mie vecchie relazioni, e non è che il consumo giovanile sia molto molto cambiato. A fronte di un impegno delle forze dell'ordine, dei tribunali italiani, che è pesantissimo, un terzo dei detenuti in Italia è per un articolo di una legge dello Stato, cioè noi riempiamo con l'articolo 73 fondamentale che dice reato detenere, consumare, produrre, commerciare, eccetera, eccetera, di fatto è detenere, è l'unica fattispecie che viene portata nei tribunali, un terzo della popolazione carceraria. Se aggiungiamo che ci sono
un 25% di detenuti tossicodipendenti che gran parte sono lì per reati connessi alla loro presenza e al loro stato sociale, di persone ai margini spesso della società, un costo quindi economico di impegno delle forze dell'ordine, di spirito di risorse, ricordando prima i cambi delle scuole, non sono solo quelli, un grave danno sociale nei confronti di coloro che sono colpiti dalle sanzioni amministrative, ad esempio un milione di persone su 60 milioni di italiani è stato colpito da sanzioni amministrative dal 90 al 900.000 persone. Tutto questo finalmente in alcuni stati, l'ho obbligato un po' troppo, in alcuni stati si è cominciato a ragionare su come affrontare in modo diverso il tema della regolamentazione delle sostanze, perché in fondo le convenzioni internazionali parlano di sostanze pericolose che devono essere regolate e lasciano agli stati il come regolarlo. Sono state da 50 anni a questa parte interpretate come proibizione, ha cominciato pesantemente Richard Nixon, che nel 72, vedendo che la guerra in Vietnam aveva scarsi risultati, ha cercato un nuovo nemico e l'ha trovato, ce l'aveva già, erano le minoranze afroamericane, le minoranze ispaniche e diciamo il movimento di contestazione hippie, ha trovato quello che era la cannabis. Da lì è partita la cosiddetta war on drugs, la guerra alla droga, è stato Nixon a coniare questo termine e da allora sono stati spesi 50 miliardi di dollari all'anno dai soli Stati Uniti per tentare di limitare il consumo senza alcun risultato. Proprio dagli Stati Uniti, proprio dall'America, ovvero dal centro della contraddizione, perché è lì che è nata la war on drugs ed è lì che è cominciata a essere scardinato questo sistema di repressione. Perché nel 2013 Mujica, l'ex presidente uruguaggio, ha deciso, nonostante ci fosse un consenso piuttosto basso, era il 33% il consenso rispetto alla legalizzazione in Uruguay, ha deciso di avviare un processo di regolamentazione legale perché si rendeva conto che la repressione non serviva a vietare l'ingresso di cannabis anche di pericolosa da stati vicini, non serviva a limitare il consumo di cannabis tra i giovani, per cui nel 2013 ha approvato questa legge per tornare al titolo del libro, nelle elezioni successive il suo partito, nonostante Mujica peraltro non potesse ricandidarsi perché la Costituzione glielo impediva, il suo partito ha vinto le elezioni. Primo caso di un risultato politico derivante probabilmente anche da quella scelta. Dopodiché, nel frattempo, negli Stati americani c'era stato un movimento referendario dal basso che aveva portato di fatto ormai ad oggi sono 30 gli stati che hanno legalizzato la cannabis terapeutica. Hanno cominciato anche a raccogliere firme per legalizzare l'uso ricreativo e proprio nel 2014 Colorado, Oregon, Alaska e nel libro lo trovate, Florida credo che non sia neanche passata quella terapeutica nell'ultima chiamata di un mese, No, stavo tentando il... No, il quarto stato della questione. Sono noi che cerchiamo. Poi gli altri. Stasera tutti andremo a cercare. Esatto. No, le date del 2016. Dicevo, ha cominciato a votare gli elettori. E gli elettori hanno cominciato a votare per la legalizzazione, con risultati via via sempre più netti. Ad oggi, negli ultimi sondaggi che ci sono stati da 2 anni a questa parte,
il favore per la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo è arrivato a picchi del 60% negli Stati Uniti, con anche l'elettorato repubblicano che è ormai in maggioranza di poco 50%, però maggioranza favorevole a una regolamentazione legale dell'uso ricreativo della cannabis. Non ci sono solo gli Stati Uniti, il Canada ha questo giugno ha approvato in via definitiva la regolamentazione legale dell'uso ricreativo, la cannabis terapeutica è già legale da molto tempo, anzi il Canada ha un vasto tessuto anche industriale che fornisce anche l'Italia, ha vinto recentemente un bando una delle principali società canadesi per rifornire i nostri pazienti, che come immagino Barbara ricorderà invece fanno fatica a trovare cannabis ad uso terapeutico. Dicevo, Justin Trudeau è eletto un po' sorpresa primo ministro canadese, ha fatto la sua campagna elettorale anche sulla legalizzazione della cannabis, ha vinto quelle elezioni e attenzione, lui quando proponeva questa cosa diceva bisogna regolamentare per salvaguardare i più giovani, perché lasciare questa sostanza, che pure non è pericolosa come altre, nel mercato nero, per cui nelle mani della criminalità, e lasciare i nostri giovani in contatto con la criminalità, è un pericolo superiore a quello che è di fatto il pericolo della sostanza, più o meno lo stesso concetto che diceva Kofi Annan, che scomparse da poco, e che aveva promosso insieme ad altri una nuova commissione Drugs con la richiesta. Una domanda, non so se, spero che non abbiate già parlato di due minuti che sono mancata, è vero che poi quando viene legalizzata pare che scenda il consumo pro capite? Sì, allora, ci arriviamo, nel senso che velocissimo, Canada il 17 ottobre avvieranno le vendite ad uso ricreativo, Nuova Zelanda nel 2019 farà un referendum sulla legalizzazione della cannabis su richiesta di un partito che proprio su questa cosa ha di fatto non vinto le elezioni perché ha preso il 13%, ma i Verdi hanno avuto un grosso esplorato e sono andati al governo chiedendo al governo di fare questa cosa, per interpellare i cittadini per chiedere questo, per interpellare su questo tema. In Olanda, che tutti noi pensiamo è legale, no, in Olanda non è legale, in Olanda, non essendoci l'obbligatorietà dell'azione penale, c'è stato un processo di tolleranza per cui l'autorità statale ha deciso di non punire la vendita fino a 5 grammi di cannabis, ma nulla è regolato per quel che riguarda tutto quello che c'è dietro, cioè il McDonald's, il coffee shop, tutto quello che c'è dietro è ancora illegale. Per cui il governo olandese di fondamentalmente centrodestra ha deciso di, e sta per proporre una proposta di legge per regolamentare anche tutto quello che c'è dietro e legalizzare quindi di fatto tutta la filiera. È interessante guardare i tre esempi americani perché ci sono tre modelli differenti, nel libro che potete vedere, con un modello più satanista che è quello uruguayo per tradizione del partito di Mujica, ovviamente, che è una tradizione di stampo marxista, per cui viene da lì, un modello ovviamente più orientato al business, che è quello americano, per ragioni analoghe a quelle uruguaiane, e un modello invece misto, anche lì probabilmente per tradizione canadese, che vede da un lato una regolamentazione a livello statale, dall'altro uno stato con province di autonomia, lasciando le singole province la regolamentazione invece del tipo di vendita, perché passiamo da province che affideranno al loro gestore già delle vendite dell'alcol, la vendita della cannabis, altre che invece faranno aprire i negozi. Quindi in Italia quando la legalizzeranno troveranno subito qualche inganno, qualche se rispecchia la... No, lo spirito di un paese, qui succederà qualche disastro. No, ma dopo se vogliamo possiamo parlare anche della famosa cannabis light e capire cosa sta succedendo. Perché piace. Per cui so che qui la vedo, per cui... Sì, di là,
siccome è così vado a concludere, il fatto che da ormai dal 96 in California, col primo referendum sulla cannabis terapeutica, fino ad arrivare agli ultimi sulla cannabis recreativa, c'è di fatto una legalità del consumo di cannabis per usi medici e anche per usi recreativi, finalmente anche la ricerca e la scienza ha potuto fare dei grossi passi in avanti. Noi vediamo da di fatto 50 anni di oscurantismo sulla cannabis, cioè l'OMS, per intenderci, ha cominciato nel giugno di quest'anno una revisione della letteratura scientifica sulla cannabis che non era mai stata fatta da quando dal 30 l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ebbene, queste ricerche, questi studi ci permettono finalmente di togliere quei falsi miti che i tradizionisti ogni volta che ci si confronta un dibattito pubblico, anche se devo dire ci si confronta sempre meno perché hanno sempre meno voglia di parteciparvi, vengono opposti. Pensiamo marijuana, droga di passaggio. Non è vero, a partire dalla famosa dichiarazione fogliana del fatto che tutti coloro che hanno consumato eroina, hanno cominciato con una canna, qui si potrebbe logicamente semplicemente rispondere che tutti coloro che hanno cominciato a consumare eroina hanno cominciato consumando il latte della loro madre, questo è il ragionamento, ma studi più recenti ci dicono che invece chi consuma cannabis e chi consuma cannabis anche soprattutto pesantemente ha meno probabilità di andare a consumare la sua sostanza, perché ogni persona ha un rapporto con la sostanza di piacere ed è difficile che a una persona che piace la cannabis, l'effetto della cannabis, possa piacere l'effetto dell'eroina o possa piacere l'eroina. Sono sostanze differenti, una persona ha un rapporto di elezione con una o più sostanze, dipende dalla situazione dei setting e quant'altro. Però questa cosa è stata verificata anche con dati scientificamente rilevanti. Non è vero che legalizzando aumenta gli incidenti stradali. Vari studi hanno dimostrato che sia nei paesi che hanno legalizzato il cannabis terapeutico che negli stati particolari colorati, dal quale abbiamo più dati di tutti gli altri, si è legalizzato quello dell'uso recreativo. L'eventuale aumento che c'è stato di incidenti non è statisticamente rilevante rispetto agli altri stati che non hanno legalizzato. Negli stati dove è legale si può guidare anche con una certa percentuale di tanto, una percentuale di quell'alcol da noi? Sì, è una percentuale del sangue, è comunque molto bassa. Quindi se, diciamo, se te ne fumate il giorno prima va bene, se ne fumate da 2 minuti non va bene. Esatto. Cioè, e tra l'altro in tutte le legislazioni c'è una penalizzazione molto forte del guidare in stato alterato, come giusto che sia, perché comunque una sostanza che altera, ma più sensi non deve mettere in pericolo gli altri per tornare alle libertà di scelta personale. Non è vero che c'è un maggior consumo, ovvero gli stati che hanno legalizzato l'uso recreativo si è verificato in effetti un aumento immediato della prevalenza del consumo, ma molto probabilmente è in larga parte dovuto alla legalizazione, ovvero prima prima consumare una sostanza era illegale, qui facevo più fatica a scriverlo in un questionario, oggi che è legale è più facile che lo dica. Dopo rimane stabile, non è che c'è un picco e continua a salire, rimane più o meno stabile, e si è verificato invece che per quel che riguarda gli adolescenti, ovvero quella fascia che va dai 15 ai 19 anni, tenete conto che negli Stati Uniti la maggiorità è a 21 anni, quindi, diciamo, e è legale l'uso recreativo per i maggiorenni di 21, il consumo è rimasto, si dice, sostanzialmente stabile, ma in Colorado ad esempio è diminuito di un punto percentuale, da 20% al 19%.
proprio non è vero che la maggiore disponibilità della cannabis e la possibilità di reperirla in teoria più facilmente facilita il consumo di coloro dei più giovani, ovvero delle fasce di età che in effetti potrebbero avere qualche conseguenza più che altro sociale, forse anche diciamo, sul proprio corpo rispetto al consumo di cannabis. Non è vero che aumenta la criminalità, ovviamente diminuisce, non diminuisce solo perché viene tolto un reato, viene tolto una sostanza illegale per cui tutti i reati collegati ad essa vengono a cadere, ma diminuisce perché si toglie una sostanza dall'illegalità e con quelle che erano le transazioni collegate a questa sostanza non vengono più regolate a suon di pugni, pistole o macete, ma vengono eventualmente regolate con un arbitrato, con un tribunale. Il fatto stesso che non sia più proibito, diciamo, ricade anche proprio questa. Esatto. Dal punto di vista dei giovani, sì, tant'è che la prevalenza storica in Olanda degli adolescenti è stata in questione da 40 anni, cioè, 30 anni di tolleranza è sempre stata in diminuzione. È noto che i giovani olandesi aspettano 18 anni, fanno 2 anni di consumo pesantissimo, perché non li vedo più. Si stornano di brutto e basta. È diminuita per cui la criminalità addirittura del 15% i reati violenti negli stati al confine con il Messico, anche perché ovviamente sono confini i luoghi in cui i reati e quelli più gravi vengono commessi, perché è il momento più pericoloso e quindi più fuoriero di problemi. Non è vero che fai buchi nel cervello, che fai buchi nel cervello. Giornalardi Serpelloni, non so se ve lo ricordate, andavo anch'io con queste slide terroristiche degli effetti della cannabis sul cervello, facendo vedere che prima e dopo il consumo c'erano le modificazioni del cervello. Giovanardi, ma tu dici quello che era proprio riscontro. La cannabis è una sostanza psicoattiva, per cui crea delle modificazioni nel cervello, se no non sarebbe una sostanza psicoattiva. Per cui quei fatti sono, ma tutti gli studi che sono stati fatti da 10 anni a questa parte, con un grosso investimento di risorse, anche italiane, la gran parte degli studi italiani negli ultimi anni è stato incentrato proprio sul dato farmacologico, da un altro neurale delle sostanze, non hanno rilevato alcun danno permanente e le eventuali conseguenze del consumo vengono riassorbite praticamente tutte entro 72 ore dall'ultimo consumo. Quindi non è vero niente, proprio neanche che crea dipendenza psicologica, un po' sì. Però io avevo sentito dire che faceva molto meglio agli anziani che ai giovani, cioè sui giovani aveva qualche conseguenza di... No, allora, ovviamente su un corpo e un cervello in evoluzione l'uso di cannabis può avere delle ripercussioni, ma queste ripercussioni sono ancora da verificare e comunque non gravi e non irreversibili. Cioè c'è una vasta letteratura che cerca di associare l'uso di cannabis alla schizofrenia, alle psicosi in età adulta, ma che molto spesso non fa la tara delle condizioni sociali e dei traumi, per cui si verifica che sì, chi ha poi psicosi in età adulta ha fatto uso anche intenso di cannabis in età giovanile, ma prima di fare quell'uso ha avuto traumi tali che forse l'uso di cannabis è stata più che la causa, una cura
delle... Perché con l'appunto invece sugli anziani si sono proprio trovati dei benefici immediati. No, adesso sono gli animali alla bara, non solo sugli anziani. Non solo sugli anziani, ma visto che in Israele ci sono una serie di ricerche molto promettenti sull'uso per la prevenzione dell'Alzheimer. No, sono state indispensabili le relazioni prima di me, io mi presento, sono Barbara Convicini, sono segretaria dell'Associazione Antitortura Radicale di Milano e come segretaria insieme all'Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani è anche possibile che ci ha dato una gran mano sulla raccolta firme. Nel 2015 abbiamo promosso una proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare la cannabis terapeutica e l'utilizzo di cannabis terapeutica in Lombardia. Dicevo, erano indispensabili le loro due relazioni prima per far capire come gli effetti di un proibizionismo assoluto a modi, mi tappo le orecchie e non ti voglio sentire, non voglio sentire ragioni, io continuerò a proibirlo perché è così che si fa, è così che si combatte la droga, perché poi cosa vorrà dire anche combattere la droga, bisognerà, cioè, si combatte il mercato nero, si può cercare di combatterne gli effetti negativi che sono soprattutto anche sociali. Il neo ministro interno ha detto scuola per scuola. Avanti così però il proibizionismo to cure ha fatto sì che anche una parte che è quella terapeutica fosse in qualche modo penalizzata dalla non ricerca perché non si poteva, perché è una droga secondo molti e anche diciamo così l'approccio non solo alla ricerca ma anche effettivamente al consumo da parte di chi ne ha necessità perché è malato viene visto come comunque qualcosa di strano, di anomalo e non assolutamente come una cura e come una medicina. Quindi fatte queste premesse possiamo finalmente dire che sì, la cannabis fa bene alla politica, fa bene alla politica anche perché bisognerà che la politica si accorga che esistono letterature mediche sugli effetti benefici della cannabis appunto in determinate malattie. La legge turco, il decreto ministeriale turco ha reso possibile le cure con la cannabis terapeutica dal 2007, 11 anni dopo, quasi 12, si è ancora a un livello abbastanza imbarazzante del progresso della ricerca scientifica da una parte e anche del progresso poi della autoproduzione rispetto al medicinale che lo Stato dovrebbe garantire ai propri malati, ai propri pazienti. Cosa si è fatto? Invece si è fatto un discorso inverso. Si è fatto un discorso inverso non promuovendo sufficienza corsi per i medici di aggiornamento, non si è fatto abbastanza per quanto riguarda la ricerca su questa sostanza, non si è fatto abbastanza neanche per cercare di avvicinare chi pian piano, magari appunto per sentito dire, dicendo hai la sclerosi multipla, hai una malattia che provoca spasmi muscolari, hai un glaucoma, hai l'AIDS, ho sentito dire che la cannabis potrebbe farti del bene e su questo ci sono dei riscontri medici, c'è Israele, lo menzionava prima Leonardo, che ha iniziato una letteratura medica a partire dal 68, quindi dove qua in Europa si trascinava la politica proibizionista americana dall'altro lato del Mediterraneo, diciamo quello alla nostra testa se guardiamo il mondo di fronte, si iniziava una ricerca che di cui abbiamo i benefici noi a livello di ricerca italiana a distanza di anni. Per cui sostanzialmente cosa è successo in Italia in questi ultimi 12 anni, per cui i nostri pazienti adesso non riescono ancora, i nostri malati non riescono ancora a curarsi. Innanzitutto non l'è si mai voluta considerare come una medicina, tant'è che il decreto Lorenzin, che è stato l'aggiornamento del decreto ministeriale turco, la considera una terapia parallela alla terapia ufficiale e peraltro la cannabis terapeutica è accessibile solo per chi ha espletato tutti gli altri livelli, diciamo così, di terapie che ci sono possibili prima. Quindi cosa vuol dire? Che una persona si è dovuta fare cicli di oppiacei che sicuramente sono molto più dannosi rispetto alla cannabis perché portano alla dipendenza non solo psicologica, eccetera, ma anche fisica, e quindi il percorso del malato è un po'
diciamo così, per accedere alla cannabis è l'ultima spiaggia e quindi deve avere una serie di passaggi già fatti prima che magari, ripeto, possono essere più o meno dannosi rispetto a questa grande opportunità che invece è riservata come al solito per l'ultima. L'altra cosa è il costo inaccessibile. Il costo inaccessibile è derivato dal fatto che il decreto ministeriale turco diceva sì, ok, la cannabis terapeutica è legale in Italia da appunto quest'anno, domini, che è il 2007 dopo Cristo, ma sostanzialmente le regioni dovranno in qualche modo legiferare per conto proprio, perché se in qualche modo dobbiamo lasciare una sorta di autonomia, vogliamo dire federale, vogliamo dire federalista, una cosa del genere, però nei confronti delle regioni che hanno un servizio sanitario regionale, allora le regioni dovranno legiferare in merito. Quindi, a parte la Puglia, che è stata quella trascinante, a cui sono seguite quelle della Toscana e dell'Emilia Romagna, che ad oggi risultano ancora le migliori, nel senso che le più complete come tutela del paziente, poi ci sono state altre regioni che hanno preso solo delle parti dei decreti ministeriali, quindi hanno detto sì, va bene, ma non la faccio... Non faccio rinnovare le ricette ai medici di base, per esempio, sono state alcune scelte stilistiche di alcune ragioni. Oppure sì, ma non la rimborso per tutte le malattie previste dai decreti ministeriali. E la non rimborsabilità fa sì che una persona che è malata si scontri con l'effettivo costo di questa sostanza. Io in questo libro descrivo anche molto bene la Lombardia, perché nonostante ci si riempia la bocca, io poi sono di Milano, si riempie la bocca con questa grande locomotiva sanitaria che è la Lombardia. In Lombardia fino al 2 di agosto la cannabis terapeutica non era ancora regolata. E che cosa vuol dire? Che anche per quelle malattie per cui il decreto nazionale prevede il rimborso, cioè la totale gratuità rispetto al piano terapeutico che si va a affrontare, la Lombardia, non avendo legiferato, non poteva diciamo così, prevedere questa voce in bilancio per cui il servizio sanitario regionale ti avrebbe rimborsato il farmaco. Per cui cosa succede? Che bisogna stare ai prezzi o di importazione o quelli di produzione, e andiamo a vedere queste due categorie. Prezzi di importazione fino al 2016, dove importavamo praticamente solo dall'Olanda, erano circa di 32 euro al grammo. Contate che le piazze di spaccio hanno un prezzo, un costo medio per grammo che va dai 10 ai 15 euro a seconda delle città. A Milano costa un po' di più, verso la Puglia, nelle zone costiere, se si sceglie a sud, anche il clima, che ovviamente è utile al fatto che magari qualche spacciatore improvvisato la coltivi nel suo giardino, esatto, costa sensibilmente meno. Quindi la metà, il mercato nero offriva la stessa sostanza, poi ovviamente Viola vi ha spiegato come non sia la stessa sostanza, ma che abbia degli additivi che ovviamente vogliono fanno molto peggio, vogliono indurti la dipendenza, perché io, mercato nero, voglio che tu rimanga dipendente anche da una sostanza, non ti dà dipendenza, perché tu torni da me. I malati erano costretti, soprattutto in Lombardia ma in altre realtà regionali, a rivolgersi al mercato nero, se, visto che anche questa, anche la peggiore della cannabis, portava loro benefici migliori che la miglior cura possibile sul mercato dei farmaci effettivi, dei farmaci ufficiali. L'altra cosa che il prezzo che comunque ha dimensionato l'Olanda stessa, perché non è che siamo stati noi a pretendere dall'Olanda un prezzo migliore, dal 2016 è di 22 euro al grammo, quindi si è diminuito di circa diciamo così 10 euro, però comunque era ancora insostenibile. Io ho visto piani terapeutici che superavano le 700 e 800 euro, vuol dire uno stipendio al mese, scusate, vuol dire uno stipendio quasi intero che se ne va per le cure che servono per evitare spasmi muscolari, crisi di lacrimazione per quanto riguarda poi il glaucoma, eccetera, quindi una serie di effetti positivi. Cosa è successo quindi? Recentemente, in realtà non recentemente, ma nel 2014 si è dato avvio allo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, che dal 2015 avrebbe dovuto in qualche modo via via andare a produrre una quantità tale di cannabis che avrebbe evitato all'Italia di importarla a costi allucinanti. Quindi cosa si è deciso di fare? Siamo l'unico caso al mondo che produrre della cannabis, che è una sostanza illegale, cosa fai? Dai, ma noi in Italia ovviamente, la prima idea che ti viene, l'unico
stato al mondo che fa coltivare la cannabis ai militari. Quindi questi militari sono trovati sta gatta da pelare, e sta gatta da pelare ha iniziato a produrla con varie richieste, con varie ricerche, hanno cercato l'infiorescenza che avesse delle condizioni, delle caratteristiche, delle condizioni di mercato, perché poi la cannabis è fatta di talmente tanti principi attivi che a seconda dell'incremento dell'uno o dell'altro ti vale per magari quella con alto THC, che è uno di questi principi attivi, vale per la SLA, e invece quella con basso e con il CBD molto alto, che è un altro principio attivo, vale per il dolore cronico, e quindi ha tutto un altro utilizzo. Quindi immaginate il parco di possibilità che i nostri ricercatori avevano, se non fosse che i criteri stringenti dell'AIFA portano praticamente a bruciare quasi la metà delle coltivazioni che i nostri buoni, cari, amati militari producono, il che vuol dire che i militari si trovano con un farmaco che non rispetta i criteri dell'AIFA, magari per un punto percentuale, e che potrebbe dare alle università di ricerca, dove tantissimi nostri laureati ricercatori potrebbero portare avanti la ricerca, cioè, sulla tipologia che si sono trovati in mano, che ovviamente non è perfetto, ma sono ricercatori, lo sanno, lasciategli della fiducia. E invece no, si decide che questi raccolti non consoni o non uniformi con i criteri dell'AIFA vadano tutti portati in massa all'Istituto di Rovigo e li bruciati. Quindi in realtà ad oggi l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze dovrebbe produrre 200 kg l'anno, noi siamo al 9 di settembre, quasi al 9 di settembre, all'8 di settembre, e adesso ne ha prodotti 50. Sicuramente non ne produrrà 150 da qui a dicembre, quindi siamo indietro di un 150% abbondante. E ogni ne ha buttati due diversi di raccolti quest'anno, ne ha buttati nel senso che c'erano i ricercatori delle scuole di Firenze, dell'Università di Firenze, che chiedevano di poter fare ricerca su questo, quindi veniva detto di no perché questa sostanza doveva andare al marcio. Io adesso chiudo un po' il discorso, la situazione sta via via migliorando. Per fortuna la ministro Grillo, che è il nostro ministro della Sanità, ha immediatamente fissato, che quindi l'ha già fatta a luglio, una visita presso l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze, e si pensava, soprattutto gli operatori del settore e le associazioni di malati che ne esistono e se ne sono sviluppate tantissime in 10 anni, pensavano che fosse un incontro di facciata, e invece tanto di facciata non è stato, nel senso che perlomeno la ministra ha fatto capire che è un argomento che le sta a cuore, che c'è un problema fondamentale, quindi sembra che si sia iniziata a documentare, che voglia aprire un tavolo per capire se anche i privati, magari dei privati accreditati, possono unirsi alla coltivazione, quindi far sì che il prezzo via via scenda, perché è qui che si va, perché la cannabis in grande quantità potrebbe essere prodotta come prezzo di vendita a 2 euro al grammo. 2 euro al grammo, non sono i 22, non sono i 32, consentirebbero anche per quelle malattie per cui non c'è rimborso, e sono tante, di poter permettersi anche di pagare un piano terapeutico. Quindi è tutto ovviamente a vantaggio di un diritto alla salute che dovremmo ricominciare a pretendere anche quelli sani, soprattutto quelli sani, oltre alle persone malate. Questo per dire che noi purtroppo, e chiudo, abbiamo pagato uno scotto di un proibizionismo che ha ribaltato le carte in tavola, è riuscito a fare arrivare dei malati che si vedevano negato il loro accesso al diritto alle cure, dei criminali, perché visto che non potevano accedervi, magari prendevano il seme con la genetica più simile a quella che gli serviva e facevano un piccolo vivaio con trapiante in casa che gli permetteva di, con 10 euro a seme, di portarsi a casa quello che invece in farmacia avrebbero pagato, che magari non era lo stesso a criteri proprio dell'AIFA, ma sicuramente sarebbe stato migliore di quello tagliato con la lacca per farlo risultare più appariscente, oppure i residuati di piombo e di vetro per farlo pesare di più sul bilancino, e tutto quello che il mercato nero aveva da raggiungere. Nel momento in cui la politica fa questo, non è da considerarsi politica. La politica dovrebbe gestire un fenomeno sociale e una necessità dei cittadini, intervenendo il meno possibile, dando delle leggi di regolamentazione e lasciando che vari attori possano operare
di libertà verso ovviamente un beneficio nei confronti dei cittadini. Quindi questo è anche il ribaltamento del senso. La cannabis va bene alla politica, l'abbiamo intitolato, la politica è quell'azione che in teoria dovrebbe volgere al bene e alla gestione di fenomeni, non tutta quella politica che abbiamo sentito si è proclamata, non so, come la madre del, con un senso statalista, con un senso anche paternalista, la madre di cosa andava bene e cosa non andava bene per noi stessi che invece avremmo delle libertà individuali. Invece sia rimborsata, perché io c'avevo un amico in tantissime regioni, io c'avevo un amico che aveva soffre di emicrania, quindi gliel'avevano prescritta. Lui dopo qualche mese è tornato all'illegalità perché dice che lo sbattimento burocratico per avere la ricetta, quindi al di là prima ancora della questione dei soldi, del rimborso, c'è una questione di semplicità, anche perché una persona sofferente che magari deve fare quattro passaggi per farsela prescrivere ogni due settimane, perché tu di tanta non te ne danno, eccetera, poi la ricetta dura un mese, che poi bisogna fare. Quindi anche questa è una cosa che all'origine ancora c'è un altro problema, che è quello di trovare un medico prescrittore, che non è cosa facile, quindi si parte proprio da cioè un circolo vizioso. Perché i medici cosa rischiano? Perché no, i medici non rischiano niente, perché nella loro piena, anche il medico di base può prescrivere la cannabis. Esatto. È che non è facile fare, cioè non tutti hanno la competenza per fare un piano terapeutico, perché come ricordava Barbara, essendo principi attivi molto diversi tra loro che influiscono sulle malattie, sulle patologie in maniera diversa, bisogna anche saperlo utilizzare. E non tutti i medici, anzi quasi nessuno, ha la volontà di imparare. Ma ci sono dei corsi di aggiornamento? Dalle regioni. Quasi informazioni, ovviamente un medico che non ne sa abbastanza avrebbe la possibilità di formarsi. Ci sono alcuni che magari ne trasmettono, diciamo, il verbo ai loro colleghi, che sono volenterosi, in particolar modo i più giovani, i medici che diciamo si laureano e poi iniziano a esercitare, sono, essendo giovani, quindi interessati anche maggiormente al loro lavoro, si impegnano anche a capirne di più e cercare di capire, però al contempo c'è anche molta ignoranza nel mondo medico, soprattutto al sud Italia, dove è molto difficile trovare un medico prescrittore, perché effettivamente le regioni non premono molto sulla, cioè gli ordini dei medici, non fanno corsi di aggiornamento, non considerandola, come ricordava Barbara, a tutti gli effetti una medicina, non c'è neanche la volontà di capire bene come si possa prescrivere. Quindi questo è proprio il problema principe, trovare un medico prescrittore che sia anche idoneo a fare un piano terapeutico, dopodiché da qui scendono a cascata tutti gli altri problemi, la burocrazia, il riferimento, la possibilità di poi trovare la farmacia che ti faccia preparato, che ti spiegano l'assunzione. Le farmacie penitenziarie, è un altro pezzo del libro, sono state bruciate perché rendevano noto che presso di loro era disponibile la cannabis, perché c'era un articolo che si può fare la pubblicità. Perché non si può fare. Ma scusate, in farmacia ormai ci sono solo delle pubblicità, sembra di entrare in una... la informazione. La legge del Bolino Passalli prevede che per le sostanze psicotrope inserite nelle tabelle sia possibile fare pubblicità neanche in diretta. Che fanno le pubblicità degli integratori, che probabilmente sono i business del nulla convenzionale. Ma lì non si parla neanche di pubblicità. Sono una farmacia galenica, ma senza, stai parlando di burocrazia, mi è arrivata una telefonata, l'ho presa io perché sono anche in contatto referente a Brescia, ma ci è arrivata la telefonata di una farmacia che si era trovata, siccome le farmacie possono, ovviamente tutto passa anche quella di importazione dall'Istituto di Farmaceutico di Firenze, quindi cosa succede? Io Ministero della Salute, commissiono 100 kg all'Olanda, i 100 kg arrivano, ma arrivano all'Istituto di Firenze. Io, farmacia, devo rivolgermi all'Istituto di Firenze per farmi mandare quel quantitativo che serve a seconda dei clienti terapeutici che mi arrivano. Ci sono i formulari, la farmacia quando richiede la cannabis può chiedere fino a un massimo di 5 grammi, perché c'è il bar sul quindi uno la chiede a... C'è stata una farmacia nel Bresciano, che è una delle poche farmacie che distribuiscono a Brescia, che in una settimana ha
fatto partire 3 richieste, alla terza richiesta è arrivata la Guardia di Finanza. Che 15 gradi, stiamo parlando di 15 gradi? Perché che sono in media una lunga, cioè sono un piano terapeutico di una persona che ha la sclerosi multipla a livello, al terzo livello, cioè come state di cosa al terzo livello. Quindi, e quindi che chiedevano il perché avessero fatto così tante ordinazioni in un tempo così ristretto di tempo, per effettivamente veramente un quantitativo che a dirlo sembrerebbe ridicolo, come quando ci fanno i grandi programmi, oh, maxi operazione, sono stati arrestati 10 grandi, cioè usante quella personale di non lo so, cioè 5 grammi, una farmacia, io pensavo tipo 5 kg. No, magari allora, nel 2017 in Italia sono stati consumati 500 kg in totale di cannabis terapeutica, la gran parte importata dall'Olanda. Pochissimo, 500 kg per una nazione. È pochissimo, cioè pensate che il Canada produce beh, 50 kg al giorno di cannabis terapeutica, è quindi ricordava Barbara quanti sì, però non è più cannabis terapeutica, è la andremo atteggiata nel bisogno che sta malato, si ho capito che la cosa si rivolge per forza al mercato nero, ma è evidente che è così, no? Che figura di con tutti i malati che ci sono, 500 kg spalmati in una nazione, il tutto nasce da una circolare che viene mandata alle regioni che alla fine dell'anno precedente chiede alle regioni qual è il fabbisogno delle singole regioni per quel che riguarda la cannabis terapeutica. Perché la cannabis, essendo regolata dalle convenzioni internazionali, per essere importata ha bisogno di un'autorizzazione internazionale, per cui lo Stato italiano chiede allo Stato olandese: possiamo importare 250-350 kg di cannabis? Alcune regioni fanno stime quasi serie, altre regioni lo fanno un po' meno serie, per cui per dire l'anno scorso in Romagna per il 2018 ha indicato 30 kg, regioni limitrofe come il Veneto e la Lombardia 2-3 kg. A me sembra pochissimo, anche no, questo vuol dire che le tre farmacie galeniche emiliano romagnole ricevono non solo gli ordinativi dei malati, 1000 malati ma anche quelli delle regioni, per cui diciamo viene prosciugata anche laddove si è fatto di programmazione un po' più seria, ma neanche comunque diciamo realistica. Scusate, se non si può dire al malato che può usare anche sta cura, come fanno le farmacie delle regioni a calcolare il fabbisogno? I malati non sono neanche informati della possibilità di curarsi con questa cura. Sempre in Emilia Romagna, fino a inizio anno, fino a due question time dei consiglieri regionali, non era a conoscenza del fatto che c'era un problema di reperimento della cannabis, che pure era da 8 mesi, dal maggio dell'anno precedente, che c'era proprio, non si trovava, cioè c'era la diaspora, il pellegrinaggio delle persone molto spesso malate a cercare, a telefonare. Non era a conoscenza perché a loro arrivava solo il feedback delle farmacie ospedaliere che hanno, diciamo, prescrizioni limitate e non tengono conto di tutte le prescrizioni che proprio per i problemi di trovare un medico che la prescriva a pubblico venivano fatte tramite medici, diciamo, in regime privato e quindi al di fuori del sistema anche di rimborso della regione. Quindi di fatto si sono resi conto a febbraio scorso che c'era un problema, devo dire sono stati bravi perché hanno aperto un tavolo di concertazione con i farmacisti e con i pazienti e pian piano stanno cercando di risolvere anche le questioni burocratiche rispetto alle ricette, per cui le cose migliorano. Resta il fatto che a livello nazionale non è tutto così. Quindi in Toscana avete una buona legge, tant'è che sono 1200 per i malati per cui diciamo, siete anche tra le regioni meglio. Ultima nota sui numeri, ora il costo delle importazioni è calato da
quello, tant'è che adesso l'Istituto Clinico Farmaceutico obbliga, il decreto Lorenzino obbliga i farmacisti a vendere a 9,90 grammi la cannabis, notare che i farmacisti l'acquistano a poco meno di 9 euro, più le spese di spedizione spesso ci perdono sulla quantità. È stato fatto un bando l'anno scorso per d'urgenza per reperire tentativi di cannabis vinto da un'azienda tedesca che però il braccio operativo di Aurora, che è una delle due o tre più grandi aziende canadesi, vinto a 530.000 euro credo per 100 kg, per cui 5,7 esattamente euro al grammo. Aurora, il costo di produzione, lasciamo stare il costo finanziario, ovviamente superiore, di produzione di Aurora di un grammo di cannabis è $1,4 canadesi, poco meno di un euro. E noi la paghiamo 5 euro. Anche la FIA sostiene di avere gli stessi costi canadesi. E io vengo da una provincia che era il secondo produttore di canapa al mondo. Ferrara produceva 300.000 tonnellate di canapa dopo Marcicella, il secondo produttore, e quindi diciamo non siamo un paese che non sa coltivare. Un'ultima domanda, ma dove è stata legalizzata la cannabis light? Non so se siamo gli unici al mondo a fare questo passaggio intermedio, ma insomma c'è. È un primo passo per la legalizzazione o sono due canali separati, non cambierà niente? Questa è una bella domanda. Allora, altre situazioni in cui è stata legalizzata la Nike sono fondamentalmente la Svizzera, sì, dove la regolamentazione del cannabis vera è ancora lontana. Senza di referendum possibile l'anno prossimo. Sì, però diciamo, c'è stato un tentativo di approvare una legge che è stato cassato le settimane scorse. Allora, sicuramente la vendita del cannabis light rende evidente, e questo probabilmente è la cosa che dà più fastidio, la normalizzazione dell'uso. Evidente la normalizzazione dell'uso, cioè consumare cannabis, sono i dati cioè della relazione che non c'è ancora sulle tossiche dipendenti, che ci dicono che un terzo della popolazione italiana, forse di più, ha fatto uso di cannabis, che il 28-27% del 17 dei 15-34 ha fatto uso di cannabis nell'ultimo anno, perché stiamo parlando di numeri di 4 milioni di persone che fa uso di cannabis. Il fatto di vedere i negozi e le persone che la comprano rende evidente che c'è un mercato. Dopodiché, questa cosa è forte, noi la vendiamo come prodotto a collezione, cioè, il famoso uso tecnico. Dopodiché, per dire, c'è ancora dibattito e si avvierà qualche studio per capire come viene usata questa cannabis, nel senso che le ipotesi sono fondamentalmente due: una, che viene usata al posto del tabacco come coadiuvante della cannabis normale, in modo da non fumarsi il tabacco, consumare la cannabis. Esatto, altri invece, e in particolare una, adesso non so se mi confermate questo, una clientela più avanti nell'età che ha fatto uso a suo tempo di cannabis. O anche che non ne ha mai fatto uso, ma che sa che fa bene, non vuole infilarsi nella nazza di quella vita. E che la usa per rilassarsi la sera a posto. Ma noi abbiamo casi di lezioni che prendevano il psicofarmaco. Per dormire a posto di. Sì, io la secondo cannabis light. Poi ci sono quelli che non hanno trovato quella normale, quindi sì, come palliativo si prendono questo. Quella normale, quella legale. Quindi che in passato l'hanno usata, ora magari grazie, e quindi la ricordano in questo modo nostalgico.
è un po' più fuori. Dopodiché, questa cosa è stata, diciamo, infilata nelle pieghe di una legge che all'inizio prevedeva anche le infiorescenze come parte usabile della pianta. Qualche ipocrita proibizionista ha fatto un emendamento per togliere le infiorescenze, senza però di fatto vietarle, per cui diciamo, si è arrivati a questa cosa. Di certo fa effetto vedere fiori. Quindi diciamo può essere utile per sdoganare un po' la cosa in sé, la pericolosità della scelta. Anche la terapeutica prima, anche la terapeutica comunque fa, perché tantissime persone quando hanno iniziato, con cui io parlavo, anche conoscenti, amici di famiglia, di mio padre, nel momento in cui c'è stata, cioè se appunto sparsa la notizia che pare quindi, hanno iniziato, si muovono, sembra che faccia bene, cioè che non sto dicendo, invece ovviamente sì. Però no, bisogna aspettare tra piccoli passi. È l'unico problema che di conoscenza sono fondamentali, se fino a poco tempo fa non c'erano l'una dell'altra, l'oscurantismo è un peggio esperienza. Il processo americano dal 96 con la California, la legislazione dell'uso terapeutico, che è un uso terapeutico piuttosto facile, nel senso che non ci voleva molto per avere un dottore che prescrivesse la cannabis, stava una testa sociale poco più, ha permesso di rendere evidente che quella lì non era la pianta del demonio, ma era la pianta che c'era a dormire la notte nel sonno, faceva dormire di notte chi soffriva di insonnia. Aiutava il nonno con l'artrite a sopportare il dolore, aiutava magari il fratello malato di tumore a superare la chemioterapia, si sono accorti che, e nel frattempo non sono successi disastri, nel senso che non è trovato il mondo. Sì, quando la legalizzano in Italia, dai, pronostico secco. La prossima legislatura forse, questa no. Non ho capito. Vedremo questo partito. Niente. Grazie. Come dice l'altro punto di questo libro, che è Marco Verduca, il cambiamento non si può fermare, quindi bisogna avere fiducia, certo, e aspettare il progresso arriverà. Il lavoro. Così quando sono vecchia e malata, me la potrò comprare. Per ora prodotto da collezione di più odorante che non puoi aprire chiaramente, perché non lo puoi trasportare aperto, quindi è un deodorante ben chiuso nella tua bustina. Questo che non puoi trasportare aperto è vero, perché se tu sei aperto si può pensare che tu l'abbia svuotato dalla camera di sera, aspetta, alla faccia della marijuana, e quindi la possono sequestrare, se invece è chiusa non possono sequestrartela. Posso sequestrarla comunque, perché l'hai comprata legalmente, è legale, cioè sì, se comunque un poliziotto, se... Se è legale, come me la posso sequestrare? Se ha sospetto che quella sia... Cioè io avrei potuto prendere un inceofanatore per richiuderla, però dopo me l'analizzano e me la ridanno. No, se c'è, allora così... Forse la ridanno. Così la diciamo. Se scomincia la ridanno, diciamo, denuncia. L'ex direttore del Dipartimento Antidroga ha scritto una accorata lettera aperta all'attuale ministro per le droghe, Fontana, in cui pone l'attenzione sul commercio di questo tipo di cannabis, perché lui ha fatto un test nei propri laboratori, qui adesso credo sia entrato in natura, nonostante abbia un processo in corso per una serie di questioni, nel suo dipartimento a Verona hanno verificato che con mezzi, di fortuna non so neanche quali, uno potrebbe prendersi la cannabis light e estrarre il principio attivo, arrivando quindi ad avere una cannabis con un THC superiore allo 0,2 tolleranza 0,6 in campo. Adesso non so quanto costi qui, però mi risulta che costi almeno sui 10 euro al grammo. Questo vorrebbe dire
conti, che per avere una cannabis al per avere una sui 200-300 euro al grammo, per riuscire ad avere, cioè che uno va dentro la stazione e con 10 euro la cosa, cioè, ma la maggior parte della gente, dei ragazzi si lamentano che è caro, e oltre che certo, perché a maggior ragione non si ha l'effetto, cioè se uno pensa, esatto, diciamo, non solo è tarocca, devo anche pagare di più di quella vera. No, certamente bisogna vedere che ha tutto un altro. Ma certo, allora secondo me io non ho niente contro la cannabis light. Secondo me anche quando legalizzeranno quella normale può rimanere un canale di questo genere che non sai. Che le sostanze sono di quel, sono misurate, precise, sono light, capito? Può anche rimanere un pezzo con la grande cosa che anche se questo è, come dicevamo prima, tarocca, nel senso che non ha un effetto psicotropo vero e proprio, perché sul retro della scatolina so dove è stata prodotta la percentuale di questo, chi l'ha essiccata, se è stato estratto il cibo, chi l'ha messa. Tra radicali, siamo in due in tutta la provincia della Sicilia. Io so cos'è questa, cioè dove è stata prodotta, chi l'ha prodotta, la percentuale di THC, la percentuale di CBD, eccetera, eccetera. Quindi è solo anche per far vedere, dicendo, cioè, io tutte queste informazioni che peraltro ho sulle bottiglie di vino, che ho sulle bottiglie alcolici, che ho sulle sigarette neanche tutte, perché su quelle delle multinazionali non ti chiedono, non ti dicono, non se ti dicono più l'ammoniaca all'interno, ha messo le foto brutte, quindi possono non mettere. E quindi non so, la Bologna, per dire, io ho visto la Bologna fino a 2 anni fa, fuori dai centri sociali, eccetera, c'è il furgoncino che analizza le droghe. Quindi tu compri la tua droga, anche pesante, nel senso, cocaina, speed, MDMA, cioè al di là quel discorso di prima della legalizzazione in toto, solo delle droghe leggere. Questi qui vai lì, te la analizzano e ti dicono, guarda, è cocaina 50%, 30% è calce, il resto è aspirina. Fai quello che ora vuoi. E ora la gente la consuma uguale. Potrebbe essere molto peggio. È abbastanza buono. Però nel senso, la informazione è potere. Io so cosa mi sto per calare. Io sono favorevole alle droghe molto leggere, molto meno alle droghe più pesanti, personalmente. Però credo che la libertà andrebbe tutelata in tutti i casi, vedi l'esempio dell'alcol che fa malissimo. E poi comunque sia una cosa del genere, tra i due ti dissuade, perché tu ti rendi conto che credi di prendere una cosa e in realtà c'è dentro una percentuale minima di quella cosa e quindi anche in questo caso potrebbe essere un dissuasore piuttosto. L'informazione è molto forte. Sì, no, è certo, perché se tu sai comunque, dopo scatta anche il libero arbitrio perché ci rifletti su. Cioè, è un po' lo slogan anche di Radio Radicale, cioè conoscere per deliberare, conoscere anche per consumare. Quando l'ho ascoltato Radio Radicale, ascoltavo di notte, ancora quando c'era Marco Pannella, ancora le Bordini, sì. Ma noi insisteremo. E magari allarghiamo anche in un'altra sede, certo, le associazioni come minimo con i prezzi. Quindi io faccio questa proposta. Mi sapeva portare anche a delle case di riposo, ma non so come potrebbe venire accolto. Però... Perché no? Certo. Ogni luogo di riposo. Ma io dicevo che al di là del tema serio e della grande vostra professionalità nell'affrontare questa cosa, perché è molto importante secondo me. Io credo che però la Monica può aver dato l'avvio all'interno del paese di una discussione un pochino più ampia, perché al di là dell'ignoranza di tutti, perché dico che l'ignoranza è di tutti, perché ancora non c'è una filosofia buona su quello che può essere il consumo
duraturo negli anni di comunque una droga anche se leggera, come lo stesso dell'alcol anche nella prima e seconda generazione. Noi abbiamo bisogno, secondo me, di tanta ricerca, che non è solo questo campo qui, questo qui forse è quello che potrebbe attivare meglio ancora la ricerca. Però, tornando alla serata di stasera, io credo, Monica, che si potrebbe rifare, magari parlando con i presidenti delle associazioni, perché sta nascendo nel nostro paese comunque una più sensibilità di tante cose, no? E quindi magari allargarla con i centri sociali, e perché no, magari anche altre serate, anche nei vari esercizi commerciali all'interno della farmacia, e non avere paura di parlare di una cosa che è parecchio importante. Non bisogna ancora parlare di niente. Però alcune cose sono ancora molto tabù. Perché io che ho votato ancora appena 18enne, arrivata precisa, dell'aborto e del divorzio nel 75, il pericolo più grosso è che una volta legalizzata una cosa, poi si smette di parlare. Allora, a me fa paura questo aspetto. L'avete voluta? È legale? E via. No. Come l'altro. Come consumo. Nessuno può ignorare il fatto che una volta che negli esercizi pubblici si è smesso di fumare, c'è stato un incremento, secondo me, delle vendite e una maggiore qualità di vita di tutti. Ma questo non vuol dire che uno non possa fumare, ma in certi luoghi no, non si può fumare, perché non è giusto. Allora, che in tutto, secondo me, l'autoritarismo, qua ci si conosce tanto della vita anche per sentire, non fa parte certo della mia filosofia, però io credo anche ci voglia molto senso di responsabilità di parlarne, di studiare le situazioni, perché purtroppo stanno nascendo anche tanti altri tipi di malattie legate non solo all'adolescenza e alla mancanza di ideali, ma anche tante malattie che prendono i bambini nei primi 3 anni di vita. E ancora lì si è studiato poco. Io non dico che è colpa delle droghe, del tipo di vita, delle ansie o di che, o della famiglia che comunque è cambiata di tutto, però io dico che va studiato. Va studiato molto seriamente, quindi a me fa estremamente piacere vedere ragazze giovani come voi che si interessano a questa cosa, e tante grazie a Monica. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Una è una battuta, nel senso che gli studi clinici ovviamente non ce ne sono, gli studi osservazionali qualcosa c'è, e uno di questi studi dice che rispetto a consumatori assidui di altre sostanze come l'alcol, i consumatori di cannabis dopo non ricordo quanti anni si è rilevato una sostanziale indifferenza rispetto alla salute, rispetto ai coetanei che non consumano niente, se non per un aumento delle malattie, in particolare la parodontite, probabilmente legata più al fumo, alla sostanza. Questo ovviamente è uno studio, è uno studio osservazionale, fa un po' di letteratura, ma non fa letteratura, però diciamo, siamo a quel livello comunque di analisi. Sulla regolamentazione, una cosa che a me piace dire, oggi le sostanze illegali sono di fatto liberalizzate, è il mercato più libero che ci sia al mondo. Chiunque, qualunque sia la sua età, in qualunque luogo, può a qualunque ora, perché
se io voglio andarmi a comprare una macchina devo aspettare che apri il concessionario, se voglio prendermi un grammo di eroina, vado adesso non lo qui ad Arezzo, comunque vado in stazione, di solito sempre così, e la trovo. Tutte le regolamentazioni, i sistemi di regolamentazione, da quello uruguagio a quello canadese a quelli americani, prevedono una serie di limitazioni che sono oltre anche a quelle del tabacco. Ad esempio, negli Stati Uniti, in gran parte degli Stati Uniti, non si può consumare cannabis neanche dove si può consumare il tabacco, si può consumare solo in casa, non si può fare pubblicità alla sostanza, addirittura in Canada avevano inserito che non si potesse neanche fare gadget legati al fatto, perché forse troppo. Questo per dire che regolamentando probabilmente si riesce a intervenire in un modo più efficace rispetto al proibire senza di fatto riuscire a... l'obiettivo sia quello di non proibire per cercare di eliminare il problema. Non sì. Credo che sia non proibire per dare libertà a un maggior consumo di cioè, consumo rispetto alle esigenze di una persona. Sì, consumo consapevole sicuro. È una libertà, quella che ognuno può sicuramente scegliere come tante altre cose, come bere due bicchieri di vino, io su questo qui non mi trovo mai, uno anzi devo essere tra i giallati che proprio anche per quanto riguarda la cultura, però io credo che si debba informare di quello che può succedere e che puoi arretrare la tua libertà perché finché non arriva il problema della la libertà di un'altra persona, assolutamente lì finisce la libertà individuale, perché non le dà agli altri. Quando alcuni stati dicono che puoi arretrare la cannabis o fumare o prenderla come si pare a te, ma in ambito o in casa oppure dentro una certa situazione, io credo che dentro ci sia il problema di non limitare la libertà dell'altro e di non limitare anche le problematiche sociali, il problema delle medicine, delle usi antropologiche, di tutte le medicine, allora qui non si è parlato della cannabis, ma ci sono tante medicine, l'ho visto anche in comunità mediatica, che i genitori non sanno a chi si devono rivolgere e cosa sono cose che sono anche in quindi cioè il problema sociale grosso, quello della cannabis, ma è legato a tante altre cose. Io, perché più se ne parla di questa cosa, più siamo informati, più si tira fuori anche i dubbi che fanno crescere. E più siamo consapevoli. Siamo anche l'unico paese in Europa che non ha l'educazione sessuale a scuola, ma è che sto parlando tanto a scuola. Questo però non è un problema solo della nostra legislazione. No, è un problema anche a livello europeo, penso che siamo questo qui è un problema estremamente grave per quanto riguarda la preparazione degli insegnanti e la qualità degli insegnanti che vanno insegnati. Allora lì adesso io aprirei una direzione. Andiamo forse fuori tema.